Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo insieme la nuova collezione estiva di Kiko, la Juicy Collection, la Fruit Explosion Collection in realtà. Wow, che memoria! L'ho appena letto, quindi molto bene. Sono andata in negozio, ho acquistato tutta la collezione e ho pensato di provarla insieme a voi, visto che solitamente le collezioni estive di Kiko sono molto belle, almeno quella dell'anno scorso mi era piaciuta veramente un sacco, mi piaceva molto tutto il concetto in generale. E appunto oggi proviamo insieme la nuova collezione 2021. Per tutti questi prodotti ho speso un totale di 75,93 euro. Quello più costoso era l'illuminante a 14,99. Comunque vi scriverò i prezzi qui sullo schermo così avete un'idea, appunto, se decidete di andare in negozio a comprarli, del prezzo, in sostanza. Già non riesco a parlare stamattina. La cosa interessante è che ogni volta che decido di fare un video estivo, che sia un video haul, che sia un video sul make-up, fuori c'è sempre il diluvio universale. Ah, dimenticavo, con l'acquisto di tre prodotti, se non mi sbaglio, c'era il regalo, la pochette, che è questa qui, giusto per info. Io ho già fatto la base, ho messo fondotinta correttore Cipria, così passiamo direttamente alla terra abbronzante. Questa collezione è molto carina perché appunto Fruit Explosion e i pack sono a tema frutta. Vedete, c'è qui, penso sia un po' un pelmo. Abbiamo il kiwi. Abbiamo questo qui che non so, penso sia una fragola teoricamente, comunque a tema frutta. Cominciamo dalla terra abbronzante che è questa qui. La colorazione che ho preso io è la 02 Wild Sienna, questo è il Maxi Bronzer che all'interno è fatto così. Vedete che ci sono disegnati anche all'interno sempre i frutti. Le tonalità di bronzer erano tre in totale e sembravano molto belle, a dirvi la verità. Ce n'era una che era parecchio fredda. Io non sono tanto per i toni freddi, però so che tante persone cercano molto spesso un prodotto abbastanza economico che sia bello freddo, una terra bella fredda. Vado ad applicarlo con questo pennello qui di Essence, che purtroppo non ha un numero, ma è veramente fantastico per la terra abbronzante. Spero sia ancora disponibile da qualche parte. E vado a prendere un po' di prodotto. Tolgo l'eccesso. Una cosa importante, se mi interessano questi prodotti, è che sono molto, cioè sono abbastanza profumati. Questo sa di un frutto, ma non mi viene in mente quale. Andiamo ad applicare la terra. Vi faccio vedere di qua, così vedete anche voi come si applica. Così a primissimo impatto mi sembra che si applichi molto bene il tono. È abbastanza freddino, ma non troppo, secondo me, per i miei gusti personali. La 1 mi pare fosse più fredda fra le tre, però potrei totalmente sbagliarmi. Ma vi dirò, secondo me si è applicata abbastanza bene. Il tono per me, per il mio incarnato, è giusto. La 1, secondo me, è un'ottima opzione perché ha la pelle molto chiara, perché mi sembravano delle belle tonalità. Ecco, per quanto riguarda appunto le shade disponibili, quelle scure non ci sono per questa collezione, quindi questo è decisamente un contro. Però se cercate una terra chiara, abbastanza fredda, mi pare che appunto in negozio ne avessero una molto carina, sempre della stessa linea, della stessa collezione. Si sfuma bene, si applica bene, non mi sembra troppo eccessiva, troppo evidente, va comunque a creare una dimensione senza però, cioè rimanendo comunque abbastanza naturale. Per quanto riguarda i pack in generale, vi dico la verità, su terra abbronzante e illuminante nulla da dire, sono tipo in plastica, non sono super lusso, qualità. La collezione Mood Boost secondo me aveva una linea molto più, cioè dei pack molto più sofisticati, molto più carini. Questi sono un po' plasticosi per i miei gusti personali. Sono comunque carini, però ecco, alla palette occhi ci arriviamo. Per quanto riguarda il blush, avevano soltanto quelli liquidi. Abbiamo il Juicy Blush, che è questo qui. Io ho preso la colorazione 1, ce n'erano di nuovo 3 disponibili. Appunto c'era soltanto questo qui liquido con terra abbronzante in polvere. Quindi do per scontato che si sfumeranno bene insieme, perché se sono pensate nella stessa collezione, spero che si sfumino bene insieme. Questo qui è l'applicatore del blush. E andiamo a metterne un po'. Ok, è molto scuro perché sembrava più chiaro in negozio. Cioè, cosa ho visto io in realtà? Ne mettiamo poco, non esageriamo, e andiamo a sfumarlo con la Beauty Blender. No, dai, si sfuma abbastanza bene, cioè risulta leggero sulla pelle, non è così boom, oddio. Appena applicato faccio proprio terrore. Poi non lo so perché, ma io ho la sensazione che quest'anno i blush liquidi saranno il prodotto dell'estate, cioè quel prodotto che userò
tutti i giorni. No, è carino, anche lui non troppo evidente, dal vivo si vede un filo meglio rispetto che dalla fotocamera, però comunque non è troppo esagerato. Vado ad applicarne pochissimo ancora per vedere soltanto se si può stratificare. Per adesso comunque il fatto di averlo applicato sopra la terra abbronzante in polvere non ha creato problemi, anzi. No, secondo me è anche carino, deve piacervi l'effetto super delicato. Questo era 9,99. Ok, no, scherzavo, il prodotto più costoso non è l'illuminante, l'illuminante è 9,99, il bronzer era 14,99. Quindi è la terra abbronzante che è quella più costosa, perché hanno il prezzo prima della scritta. Quindi mi sono confusa. Comunque, 9,99 secondo me è un'ottima opzione, abbastanza carino. Non ci sono tante colorazioni disponibili, quindi devono andarvi bene quelle che ci sono. Cioè, devono piacervi quelle che ci sono. Secondo me è un'ottima alternativa, però adesso mi sfugge il prezzo. Sono i blush di Elf in crema che sono venduti sul sito di Douglas. Se cercate un'ottima alternativa con un po' più di colorazioni, secondo me quelli sono molto validi e comunque abbastanza economici. Ora passiamo all'illuminante. Abbiamo il Fruit Explosion Glowing Highlight. Colorazione 01 Golden Dream. Questo profuma tantissimo di lamponi, ma proprio tanto. Vado a prenderne un po' e lo vado ad applicare. Decisamente effetto bagnato, non spesso, molto molto sottile, si è amalgamato benissimo con la pelle. Secondo me è molto carino perché è quella via di mezzo tra troppo e troppo poco, cioè proprio molto bello, effetto specchiato però che si fonde comunque bene con la pelle, non risalta la texture, non mi sembra che vada a creare spessore e secondo me al sole questo risalta un sacco. Bene, e qui casca l'asino perché ho preso anche la Eyebrow Marker nella colorazione 04, che è una penna per le sopracciglia che ha l'applicatore fatto così. Io spero che riusciate a vederlo bene, ha questi tre dentini. Non credo di aver mai provato una penna fatta così. Ho provato una penna con i dentini, ma erano sottili, non erano tutti attaccati. Vedete, fa in automatico i tre peletti insieme, solo che mi sembra strapigmentata, quindi spero davvero di non fare dei danni. Adesso mi ritroverò tipo il lupo Lucio. Vado prima a pettinare le sopracciglia all'insù e auguratemi buona fortuna perché mi sembra veramente una cosa molto complicata. Ci provo però. Non è la cosa più semplice del mondo da utilizzare e io personalmente mi trovo meglio con le penne con una punta singola. Non mi ha creato, cioè pensavo veramente di fare dei danni, invece sono riuscita a gestirla, penso, abbastanza bene. Devo ancora sistemare questo sopracciglio e userò una matita, penso, perché la forma proprio delle due è completamente diversa, quindi devo sistemarle. Però per andare a riempirle non è male. Cioè bisogna sicuramente far pratica anche per la questione pressione. Allora, non è così difficile da usare. Allo stesso tempo non credo che sia il prodotto adatto a me, non credo che sia il prodotto che userò tutti i giorni, perché come vi dicevo preferisco quelli con la punta singola. Però è abbastanza veloce, abbastanza semplice, va a riempire, va a fare l'effetto laminazione. Quindi secondo me il prodotto non è male, non è quello che userei io personalmente tutti i giorni, ma se cercate un prodotto così potrebbe fare il caso vostro. Sistemo un secondo la forma delle sopracciglia, perché come vi dicevo appunto vedete che sono abbastanza diverse, già meglio secondo me. Come vi dicevo, se cercate un prodotto del genere, per me personalmente è approvato. L'unica cosa, non so se si scarichi molto in fretta, quello non ve lo so dire perché ovviamente l'ho appena comprata, quindi è nuova, non so se durerà una settimana o un mese, due giorni, tre ore. Bene, qui passiamo alla nota dolente di questo video. Come vi dicevo, i pack sono fatti così, sono abbastanza plasticosi, non sono super lusso, però ovviamente è il concetto della collezione. L'unica cosa, per me personalmente, per i miei gusti personali, la palette occhi non è proprio carinissima. Ovviamente la proviamo, valutiamo in base alla qualità, però proprio come pack così, non lo so, non è che mi ispirasse tanto. L'ho presa proprio per provarla insieme a voi in questo video, per provare tutta la collezione, però non è che mi dicesse tantissimo, ecco. Però la proviamo lo stesso e vediamo che cosa ne pensiamo, direi. Inizio con questo colore qui e lo vado a prestare nell'angolo esterno e nella piega dell'occhio.
Ok, ora vado a prendere questo colore qui più chiaro con un Morphe M433 e vado a sfumare i bordi. Riprendo il pennello di prima che ancora sono a 234 e vado a prendere questo colore qui più scuro per andare ad applicarlo nell'angolo esterno e nella piega. Riprendo il pennello di Morphe e vado a sfumare. E vado a prendere un Morphe M441 con il colore più chiaro che abbiamo usato, che è questo qui, e vado a ripassarlo come colore di transizione. In generale mi sembra che si stiano sfumando molto bene, non sono super extra pigmentati, però facili da stratificare. Quindi, per quanto riguarda la qualità, secondo me non è male. Adesso manca lo shimmer per vediamo com'è. Però la qualità dei matte secondo me non è male. Infine prendo anche un po' di questo colore qui, il panna, e lo vado a usare proprio sotto l'arco sopraccigliare per sfumare ancora meglio. Sulla rima inferiore uso questo colore qui. Ma sapete che la qualità proprio non mi dispiace affatto, anzi. Beh, che sono, cioè, nonostante fosse la collezione super estiva, potevo usare i rosa e invece sono finita comunque con i marroncini, però vabbè. Ora abbiamo tre shimmer da utilizzare. Uno, due e tre, vediamo quali facciamo, vediamo quali usiamo. Sono questi tre qui. Uno è rosa, uno è bronzo e uno è oro. E sono questi tre qui. Quello rosa non so se non ne ho preso abbastanza io o se forse non ne avevo preso abbastanza io. Facciamo il bronzo? Facciamo il bronzo. Ok. Secondo me non è affatto male. E ripasso il marrone scuro qui. Allora, non ci sono stati neanche grossi problemi di fallout degli ombretti. Secondo me sono belli pigmentati, si sono sfumati bene, gli shimmer sono molto belli, non sono quelli di Huda Beauty, però sono molto belli secondo me. Ora andiamo a provare il mascara che è il Fruit Explosion Mascara. Questo qui, sempre con le tipo i semini di anguria, penso. Ci sono tre versioni di questo, una è blu, una è marrone, una è nera. Io ho preso la 3 che è quella nera. E questo qui è lo scovolino. E secondo me è molto simile al mascara di Tarte. Questo qui è il mascara di Tarte, questo qui è il mascara di Kiko. E secondo me sono abbastanza simili. Posso dire comunque una cosa che ho memoria. Cioè non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera, ma mi ricordo lo scovolino del mascara di Tarte. Ok, direi di andare ad applicare il mascara. Allora, io non mi ricordo di preciso cosa ho detto riguardo al mascara di Tarte quando l'ho provato con voi in video, però con questo scovolino io non mi trovo proprio benissimo, perché avendo gli occhi piccoli e avendo appunto le setole così tanto piccole, non lo so, mi sembra di andare troppo vicino all'occhio, quindi non riesco bene ad applicarlo, non, io personalmente non mi trovo. Se avete delle ciglia già lunghe e volete soltanto colorarle, separarle, ci sta. Però oltre a separarle, secondo me non è che faccia tantissimo perché non mi sembra che le abbia allungate, le ha appunto soltanto separate e annerite. Non dà nessun tipo di volume, quindi se avete le ciglia corte come le mie, secondo me questa non è la migliore opzione sul mercato. Ultimo step, ci manca soltanto il rossetto ed è il Watermelon Creamy Lipstick nella colorazione 02. Vado ad applicarlo, questo qui l'ho già provato ieri, è molto cremoso come rossetto. Dicevo, è molto cremoso come rossetto, quindi la durata non è lunghissima. Sa un pochino di anguria, ma neanche così tanto, secondo me. Per quanto riguarda i rossetti, io avevo preferito quelli col finish matte, sempre di Kiko, della collezione Holiday Gems, o comunque quelli col finish matte di Kiko, che secondo me sono veramente molto belli e validi. Strapigmentati, completamente matte, mi piacciono tantissimo. Se vi piacciono i rossetti cremosi, questo è veramente molto cremoso. Il colore è carino, è uno di quei rossetti che ovviamente essendo così tanto cremoso sbava, si sposta.
quindi dovete farci attenzione, dovete sicuramente ripassarlo se decidete di usare questo qui, e ovviamente si stampa sulla mascherina. Comunque, questo qui è il look completamente finito, utilizzando solo la nuova collezione estiva di Kiko. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti dei vari prodotti e di come performano, se vi interessa qualcosa o se non comprerete nulla. In generale i prodotti mi sono piaciuti, quelli che riutilizzerò di più sicuramente saranno l'illuminante e la terra, un pochino anche il blush, anche se non è super pigmentato, io preferisco quelli un pochino più strong, però anche il blush. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Grazie mille per la compagnia che mi avete fatto oggi, fatemi sapere se ci sono nuove collezioni che volete assolutamente vedere, e niente, vi saluto, spero di vedervi nel prossimo video, ciao!